Buongiorno e bentrovati al salotto acquatico di Swim Biz. Siamo in provincia, siamo a Caserta, bellissima provincia, con qualche problema, ma lo sport aiuta sempre in tutti i modi. Aiuta lo sport in generale, aiuta il nuoto, aiuta Andrea Di Nino. Innanzitutto tanti auguri perché oggi tu personalmente compi gli anni, grazie. Non ti chiedo quanti perché dopo i 30 non si chiedono, bravo, più. E comunque ADN è pronta, pronta la nuova stagione, raccontaci brevemente cosa è successo. Niente, molto velocemente, non chi tra virgolette è entrato in ADN da una settimana non vuole personalizzazioni e probabilmente ha ragione, però la vera novità di quest'anno è questa scelta importante, per me strutturalmente decisiva, ovvero essere riusciti a portare dentro il nostro team Marco Aloi come direttore generale, una professionalità assoluta del mondo dello sport, professionista che viene esperienze internazionali nel mondo dell'atletica e nel mondo del basket. Lui è la persona che per me è cruciale per poter strutturare il nostro team di nuotatori di livello internazionale come fosse un team di sport professionistico, calcio, basket o pallavolo. Ho parlato di Caserta come punto nodale di una questione internazionale in conferenza stampa. Ho avuto il piacere di intervenire e ho detto che insomma, il multiculturalismo in ambito natatorio, Questa nuova situazione che voi chiamate 2.0, io ho detto siete addirittura oltre al 3.0, mi pare fondamentale, ma mi pare anche un po' particolare che in Italia, in questo gruppo fatto da italiani come sei tu, non ci siano atleti italiani. Ecco, non è una polemica, ma è solo un cercare di capire il perché dobbiamo ancora superare quella fase. Ma sai, sono questioni di scelte. Noi abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere ospite Massimiliano Rosolino. Massimiliano penso l'abbia spiegato molto bene proprio da atleta, visto che lui si considera ancora, e secondo me ha ragione, un atleta. Ogni atleta sceglie quello che ritiene il percorso migliore. Noi sicuramente abbiamo avuto questa forse anche esterofilia di puntare sul mercato estero. Gli atleti italiani fanno scelte diverse, vedo che adesso però molti ragazzi di livello importantissimo come Fabio Scozzo li stanno decidendo, e non solo lui, anche i ragazzi che vanno in America, interna America, anche Paltrinieri, c'è Gimondi da parecchio ormai a Barclay. Penso che comunque le barriere e i confini sia evidente che si siano abbattuti. Fino adesso non c'è stata l'occasione di aver avuto atleti italiani, ma secondo me potrà succedere in un futuro. La domanda birichina, al di là del sole che c'è anche qui, e l'Australia evidentemente è un miraggio per qualsiasi giovane, ma un Paltrinieri, per esempio, facciamo l'onore di Paltrinieri, ma potremmo parlare di Rivolta, di Scozzo, di chi altro, potrebbe venire a allenarsi per esempio per fare i 1.500 qui, no, in ADN? Allora, Paltrinieri si allena benissimo a Ostia, no, noi soprattutto di fondo non ne abbiamo molta competenza, in particolare il sottoscritto, forse lo staff può averla come staff di supporto, ma il sottoscritto forse sa allenare le gare veloci, forse, e sicuramente non sa allenare le gare lunghe. Io credo molto nella specializzazione, io non credo molto a chi si occupa di tutto e del contrario di tutto. È venuto Massimiliano, Massimiliano è venuto come amico, noi non abbiamo mai chiuso le porte in faccia a nessuno. Quindi se un atleta dell'Italia, nazionale o meno, ci chiederà di far parte del nostro gruppo e avrà i requisiti etici e sportivi per farne parte, non guarderemo il passaporto, non l'abbiamo mai guardato con nessuno. Quindi se succederà, bello, abbiamo avuto il primo svedese, è arrivato ieri sera, non abbiamo mai avuto svedesi, forse avremo anche il primo italiano. Evviva la globalizzazione del nuoto, tutta interna a un paese come l'Italia che del nuoto ormai ha fatto, voglio dire, vanto. Beh certo, i risultati di Berlino hanno riportato l'Italia al posto che gli spetta, quindi grande lavoro fatto dai tecnici federali e dai tecnici di club in quella della Germania e poi grandi risultati. Come è evidente, dello sport più seguito in Italia, che è ovviamente il calcio, nel bene, nel male, in gioco o fuori gioco, e con te di queste cose non parlo perché so che tu sei romanista, ma quindi al di là di quello mettiamo due parole, fuori gioco male, metti quelle due parole lì e hai già fatto la cesura delle interviste e tutto il resto. Comunque, a parte le battute e gli interventi, il nuoto è il secondo sport più praticato in Italia, uno degli sport più seguiti, anzi sicuramente con suggestioni pazzesche, e tu sei di tutto questo circus natatorio, uno dei tu, ADN, perché ovviamente. Sì, ADN, la struttura, lo staff e l'idea. Non esiste One Man Show? No, assolutamente no, se no non sarebbe venuto Marco Aloi. Marco Aloi dovrà fare, io quello che gli chiederò sarà una posizione forte da One Man Show, però è evidente che una struttura può funzionare solo se tutti gli ingranaggi funzionano a perfezione. E adesso sentiremo anche lui, perché ovviamente. Quindi palla. Dopo il grande Andrea Di Nino arrivano i top manager. Bravo, il grande top manager. Grazie a Swim Biz di essere venuti. Alla prossima. Alla prossima a voi, grazie. Ciao, ciao a tutti.